Giuseppe, mi hai portato nel paese dei balocchi. Di Finalmente stasera nuovo. ti ho riportato il nostro amico Silvio. E stasera Aperto parliamo di... casettino, eh? Di che parliamo? Dato che siamo quasi in estate. Si dovrebbe anche dire che dai. Allora. Che si parla? Io andrei sott'acqua. Si Che ti dici? parla, Si va ecco, sott'acqua? si parla di un Acciughe argomento. marinate, che si Sì, paga? ho mangiato stasera le alici del Del Cantabrico. Cantabrico. Meglio parlare di orologi. Mangiamo poco oggi. Secchi, erano un po' secchi. Allora, stasera l'argomento a me è particolarmente caro perché tanto tempo fa, quando voi altri due, non l'uguale, Due, non io, eh. non quando voi altri due eravate sempre nelle brache a gallo, come si dice in Versilia, cioè non eravate neanche nati, ho fatto per tanti anni il subacqueo, con piacere anche, e quindi stasera si parla di orologi subacquei. O quantomeno si fa un pochino di storia dell'orologio Storia, un subacqueo, escursus della prima parte, diciamo, diciamo, questa è la della prima prima parte. parte. E si parte con i primi due orologi, siamo uno per volta, che sono orologi non propriamente subacquei, cioè Esattamente. non propriamente professionali. No, non professionali, ma Ma un primo tentativo per avere un orologio che resistesse esatto. all'acqua. Tanto vero che io ho sempre saputo, ma che questi orologi, la Rolex fece e furono testati massimamente da una certa Mercedes Gleitz. Ora dicono alcuni espertissimi che io sto a nominare che è vero in parte, io non lo so, perché con la Mercedes Gleitz nel 1929, dico bene? Sì. 29? Io non c'ero, ma non c'erano neanche gli esperti. Quindi voglio dire, chi lo sa, chi ha ragione. Comunque, Mercedes Gleitz risulta. La verità, oh, lo so, io. Risulta che avesse al polso nell'attraversare la manica un orologio Rolex impermeabile. E che cosa aveva Con dentro? cassa oyster. Con cassa Oyster, tipo questo. Questo qui era proprio La tipologia è quella. similissimo a quello che c'aveva la Mercedes Gleitz. Infatti questo era quello che poi era in pubblicità, proprio lo stesso modello che era in pubblicità dentro la Bull con il pescino rosso. Era Esatto, proprio quel che lo modello lì. tenevano anche nei negozi, lo tenevano Esatto. fuori con l'orologio dentro Con l'acqua dentro il per pescino e l'orologio a fare. molle Esatto. per far vedere che era Ora, impermeabile. questo è particolarmente bello, purtroppo non mi appartiene perché appartiene al mio amico qui Sarebbe presente. suo? Sarebbe suo, perché questo qui Strano. oltretutto ha una caratteristica particolare, non so se la No. macchina Sì, si lo potrà vede. prendere. C'è il quadrante a settori, che è una particolarità di quegli orologi degli anni 40, degli anni 30, 20, 30. 30, Sì, 30. 30. E è un richiamo anche stilistico al Déco. Esattamente. E lì anche la particolarità è anche il venditore, Esatto, che è che era marchiato. sudafricano Randles di Durban in E questo Sudafrica. cos'è, un 10 carati? È un 9 9 carati, carati. classico. La caratteristica di questi orologi, ragazzi, qui si parla del 1929, quando andavano ancora moltissimo gli orologi da tasca e quando i rari orologi da polso bisognava stare attenti a lavarsi le mani perché se no ci infilava l'acqua dentro, Sì, nonché la polvere e anche la pioggia. Quindi questo qui è stata veramente una rivoluzione nel mondo degli orologi e l'appannaggio dei Rolex, perché questo orologio aveva intanto il bottone di carica, esatto, fissato a vite, e questa era un'enorme via d'acqua, perché l'acqua dove ti entra? Ti certo. entra di lì, ti entra di. Poi c'era una guarnizione, chiaramente, che normalmente era Di piombo, piombo. di piombo per il vetro, e poi la cassa a vite, sempre con un'altra guarnizione di piombo. Quindi. Fatto sta che questo è stato il primo e con grande successo tentativo dell'orologio Impermeabile. impermeabile. Peraltro fatto anche da tasca, come si dice Sì. già, che era rarissimo, io l'ho visto una volta, era veramente eccezionale, da tasca con la stessa tipologia, corona a vite Ma non lo e sapevo. parte di Mai sopra visto, e parte di mai visto. sotto con guarnizione di Mai piombo. visto, ma per Va detto capire. che la Rolex è stata lungimirante perché non aveva il brevetto dell'orologio con cassa Oyster, ma acquistò la ditta Oyster Watch Sì, Company. l'acquistò nel questo secondo l'ho già tempo, detto anche sì. lui. Sì. Quindi la comprò, quindi una Però volta che la questa comprò, misura era era la misura da uomo, universale. da uomo, no, no, da Da uomo, perché la donna era molto più uomo, piccola. non è più Questa era piccola. proprio Le portavano anche le donne, ovviamente, ma l'orologio erano da uomo. piccoli. Certo. Anche il quadrante è molto E bello. nasce Bellissimo. chiaramente a Quadrante carica manuale.
E questo allora, te dove l'hai reperito? Te lo ricordo. Veniva da Londra, da Londra. Al solito l'omino di Londra. Sì, l'omino di Londra lì. Beppe non cerca gli orologi, sono gli orologi che fanno Beppe. Te lo ricordi lui? Ti... Io me lo ricordo, te, ma me lo ricordo Giacomo. Ti dico, se ti ricordi, Giacomo era l'amante di questo tipo di orologio, perché quando iniziò il collezionismo, questi erano gli orologi che andavano più. Ah, sì. Quelli che costavano di più. Questi che erano gli Oyster manuali, i Prince e anche gli Ovetti. Gli Ovetti. Ora, stasera noi abbiamo un ovettone, perché in realtà, se questo, come vediamo, è un orologio degli anni 30, quindi con caratteristiche proprio degli anni 30, una volta che si è affermata la cassa Oyster, i tempi però cambiano, e cosa succede? Che non va più così piccolo, ma comincia ad andare più grande. E come? È automatico. Quindi il manuale comincia a essere un po' sorpassato e l'automatico comincia a prendere voga. E infatti in questo caso abbiamo l'orologio con la cassa Oyster, quindi con la stessa impermeabilità dell'oysterino, però automatico, quindi uno spessore un po' più alto. O del nome ovettone, perché sembrava un ovettone, perché sembra, essendo tondo sotto, sembra proprio una pallina, un ovettone. E in questa versione acciaio e oro, qui siamo nel 48. Io insisto sul discorso. Anche i turnografo. Un po' lo ricorda specialmente la Ghiera. Certo. Esatto. Dopo sono tutte evoluzioni del quadrante. Esatto. Io insisto nel dire che l'acciaio e oro è una combinazione fantastica, secondo me, negli orologi. Molto molto bella, perché questo qui esiste anche nella versione in oro, assolutamente, però è in acciaio oro, vabbè, però questo è oro rosa, peraltro. Però voi capite che in oro, insomma, tanto nell'acqua, voglio dire, è un po' più acciaio e oro, secondo me è bellissimo. Se ne hai già parlato proprio la scorsa puntata, se ne ha già parlato, esatto, lo volevo riconfermare. Peccato che a te ti piace tanto sto cinturino. No, quel cinturino lì, di giuro su Dio, se Beppe se lo leva, gli riconosco una cifra. Ma che notizio? Tre volte Beppe è brutto. No, è brutto. No, non è più brutto, non si può guardare. Bello, dai, non si può guardare. Vabbè, lo cambierò. Ti credo. Quello no, io ora cominciamo a andare nel tecnico. Dove dai, si va? Perché ora si parlava di subacqueo, abbiamo parlato di orologi impermeabili. Allora, ora si va in prima, un orologio. Prima di andare dove si va, mi dici dove l'hai trovato. Allora, questo orologio qui è un orologio che ho trovato. E questo? Pazzo scatenato. Da uno che ogni tanto c'ha delle cose veramente strane. Sai a chi mi riferisco? Mi riferisco, sai chi è? Che è un po'. È un soggetto strano, ogni tanto pesca queste cose qui. Questo qui è un orologio molto particolare, perché è un orologio da Palombaro. Ora ve lo smonto e ve lo faccio vedere. Allora, perché da Palombaro? Dunque, questa qui è una ditta spagnola, la Nemrod, che faceva tutte attrezzature. Qui si parla degli anni 30, 30-40. Faceva tutte attrezzature per subacquei. Per subacquei. E allora lo tiro fuori, eccola qui, io ci vedo più poco, comunque fidatevi, la marca è Nemrod, eccola qui, Nemrod Metal Watch. Questa qui è un orologio, ovviamente con ansia, non è veramente un orologio, è un contenitore per orologi, impermeabile. Prima volta che vedo una cosa del genere, ma questa qui, guarda, è l'unica volta l'ho vista anch'io e l'ho comprato. Non la vedrai facilmente. No, perché ci vuole un orologio che non abbia le anse. O allora, ce ne sei? Esatto. No, quello lì secondo me, il palombaro, per farci entrare dentro l'orologio, gli ha segato le anse. Queste le comprate tutte insieme, le comprate con quell'orologio lì. Sì, sì. Che è un Doxa. Doxa antimagnetico. È impermeabile l'orologio? No. Neanche. No, l'orologio come casa è cassascacco. L'orologio è cassascacco. È impermeabile, però, perché tanto c'è dal guscio che... Esatto, era il guscetto di fuori. La cosa strana è il contenitore, perché a quei tempi l'orologio subacqueo negli anni 30 non c'era. Quindi per andare, i palombari scendevano chiaramente. Guarda, siamo sinceri, alla fine degli anni 30, quindi quando cominciamo ad arrivare al 37-38, la Rolex, cioè o meglio la Panerai Firenze, comanda alla Rolex. Ma allora, qui però si parla di altre cose, siamo, parla di esigenze militari. Esatto. Altro discorso. Qui siamo invece in una tipologia di orologio da subacqueo. Civile. Esatto. Ma questo subacqueo, il palombaro aveva un'esigenza di tempo limitata? Quanto no, 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 quanto voleva.
perché l'aria gliela pompavi dalla barca o dalla panchina, o dalla panchina, dalla panchina. Sì. Cioè gli pompavi l'aria con una specie di mantice, c'erano inizialmente, poi sono venuti anche quelli con il sistema di, diciamo, a motore. Ah, però okay. Negli anni 30 c'era una specie di mantice che gli pompava l'aria, fra l'altro gli pompava un'aria a un'atmosfera. Perché gli pompava l'aria all'atmosfera. Quindi ci poteva stare quanto voleva. Logicamente non è che ci potesse stare delle nottate, perché se no chi pompava. Cioè, ma si cazzo. Però i palombari non scendevano mai molto fondi, eh? Cioè, ma è chiaro il discorso. Il palombaro scendeva una ventina di metri, perché il palombaro è un professionista che fa delle riparazioni. Le riparazioni sono della corsa. Manutenzione magari di impianti, ecco, piuttosto che di fondi di barca. Esatto. Oppure tubature, cioè a differenza di un sub che comunque ci deve stare, no, sub in una, poi il sub cambia tempistica, invece il palombaro sta a una poca però profondità. Come diceva Peppe, i primi sub, cioè quelli che scendevano sott'acqua con l'autorespiratore, questo non è un autorespiratore, questo è un respiratore a mantice, è un altro discorso. I primi subacquei al mondo che sono usciti hanno usato l'autorespiratore, erano quelli del diciamo gli incursori italiani. L'incursore della Marina, di cui si è parlato con i Panerai. Con i Panerai. E giustamente, come diceva Peppe, i primi orologi veri subacquei erano i Panerai. In realtà, i primi modelli destinati agli incursori italiani, quindi quelli del 38, che altro non era che un Oyster di questa tipologia, con le anse a filo, sì, di dimensioni grandi, fondo nero, numeri al radio, spesso anche California, cioè mezzi arabi, mezzi romani. Tra l'altro sono belli, bellissimi quelli. È una cassa piuttosto grande, non grandissima come quella della Seconda Guerra Mondiale, un po' meno grande nel 38. Peraltro lo stesso tipo d'orologio lo trovi anche tedesco. Ti ricordi una volta si vide un libro? Hai voglia. Di quei frog, esatto. Sì, con un nome tedesco. Allora quelli, ecco, quelli sono orologi di rarità totale, perché quei tedeschi lì che dice Peppe vennero per imparare da noi altri questa tecnologia di orologio sott'acqua, che li lasciò a bocca di Serchio qui, diciamo, esatto, qui vicino a lui. Che li lasciò tutto il mondo sbalordito, compresi gli inglesi, perché questi subacquei, no, si rifà una breve excursus che si è già fatto, riuscirono a fondare la Valiant e la King Elizabeth con una spesa minima, perché erano su questo siluro fine della corsa. I tedeschi rimasero basiti, vennero a bocca di cerchio e erano 20. 20, sì. E questi orologi l'ho visti fotografati. Quel bellissimo libro introvabile. Introvabile, purtroppo. Non è introvabile. Ah, quello, diciamo, dei militari tedeschi con i Panerai. Sì. E quelli c'avevano l'Aquila della Kriegsmarine, sì, e erano 20. Bussola, approfondimento, orologio. Sì, orologio. Quello, il kit era quello come quello italiano. Quello italiano. Ma questo qui è un orologio che è anche un po' patetico, perché è un orologio povero, però che ti funzionava, semplice, perché era scatola. Era spagnolo, no? Spagnolo. Si vede che è mediterranea la cosa, sì. Cioè riesce a ottenere il massimo con il minimo. Esatto, questo volevo dire, il massimo come il minimo. Quindi non c'è dietro una scienza, no. C'è più un discorso di praticità. Di praticità. Me lo sono reso subito. Un'esigenza. Un'esigenza. Cioè, ma è vero, praticamente soddisfi l'esigenza. C'è dell'ingegno. Esatto, sì, esatto. Ma perché il Mediterraneo è così. Proprio il discorso dell'ingegno. Dire, sì. Quando cominci a salire, cominci ad andare in Germania, in Inghilterra, lì c'è sempre dietro uno studio. Sì. Questo invece era realizzazione, sì, pratica. Questo poteva fare anche, diciamo, una qualsiasi persona. Sì, esatto. Sì, poteva fare un fabbro qualsiasi, un orologio così. È un contenitore, è una scatola che conteneva. Però le esigenze e te lo rendeva funzionale. Lo rendeva esatto. E poi, secondo me, questo è un mio giudizio, è anche bello. Sì, però è bello, particolare. Particolare, e lo porti al pozzo. Farebbe chiacchierare. Poi, Giuse, dopo ci hai messo questo. Sì. Che è? Questo tanto, dove l'hai trovato? Perché la domanda stasera. Questo l'ho trovato da. Perché te ti ricordi tutti dove li hai trovati, vero? Sì. Sì, quasi mi ricordo, non proprio tuttissimi, però non lo so, un po' anche anziano io. Lui magari si scorda che ce l'ha, poi sì, quando ce l'ha davanti si, esatto, ricorda dove l'ha preso, vero? Sì, è vero, è vero. Questo è un orologio che io trovo al solito. Magari l'ho comprato due volte, sai che mi piacerebbe, non ce l'ho mai avuto.
questo è un orologio che io al solito trovo, ecco qui però bisogna saltare, fare uno scalino. Qui si comincia già a parlare di orologi subacquei. Ok. Perché questi qui, come ben vedete, come si passa dagli impermeabili ai, sì, subacquei. Esattamente, ora si va a un orologio più mirato. Un sub. Un sub. Questo qui, vedi, c'ha la ghiera per i tempi di decompressione. Ragazzi, andando sott'acqua, l'orologio è uno strumento indispensabile. Sì. Perché normalmente quando si fanno delle immersioni, soprattutto le immersioni importanti, cioè si scende, come si dice in gergo, fuori curva, che vuol dire uscire fuori curva? La curva è fino a 18 metri, cioè a dire da 0 a 18 metri non hai bisogno di, quando risali, di compensare. Perché naturalmente l'anidride carbonica che hai addosso è presa poco uguale a quella dell'atmosfera. Da 18 metri in giù, ogni metro che scendi accumuli chiaramente anidride carbonica. Quindi è molto importante i tempi, sono molto importanti i tempi, cioè a dire, normalmente ci si mette, come si dice, alla cima, sì, si prendono, se siamo in due o in tre, si prendono i tempi e si punta questo indicatore puntandolo sulla sfera dei minuti, sul momento che ci si immerge e si fa l'immersione, in modo da avere esattamente il tempo che sei sott'acqua, certo, quindi anche la riserva di aria nelle bombole, perché le bombole hanno, certo, un tempo, hanno la riserva ma non hanno tempo. Quindi questo qui è già un orologio subacqueo, vero e proprio. Questo è un Pirz che io personalmente l'ho preso da un omino di Pistoia che era rappresentante della Pirz. Era rappresentante e un giorno venne e mi disse, dice, venne da Roberto per la verità, e disse, dice, ma c'è questo orologio qui, ma non so che orologio, insomma, mi dissi, lo piglio io. È bello, per me. Le sfere, la sfera dei secondi? Sfera dei secondi è tipicissima di Pirz. Ah, no, è fatta tipo salsiccia, vedi? Sì. È tipicissima di pizza. Scafandro. Esatto. Ma questo è uno scafandro prima serie. Prima serie. Che è anche più raro di quell'altro. Sì. Non è, è super compresso anche questo. Con la cassa super compressa. Yes. Ma pensavo di essere più tardi. E questo è del 57-58. Ah, ok, però okay, siamo lì nel periodo. 57-58. Ma poi quello che ha di caratteristico, che c'aveva i numeri, sì, a radio, sì, il radio se n'è andato, vedi? Lo vedo. E poi al vetro suo, a tutto suo, quello lì, eh? Mm. Bella roba. A me sono orologi che mi calpano, onestamente, non è per voler fare dei paragoni che sono sempre cretini, però questi orologi qui esteticamente non hanno tanto da invidiare rispetto anche ai blasonatissimi Rolex, che sono belli i Rolex, per l'amor di Dio, l'otto polso. Hanno seguito due strade anche qua, diverse. Però anche diverse. Sì. Hanno seguito proprio strade un po' diverse. Cioè questo tipo qui di orologio in pratica si affidava a una corona che doveva tenere come guarnizione. E c'era previsto. Quindi non aveva una corona a vite come no. Già si vede negli anni 30. Certo. Qui siamo quasi 20 anni dopo, 15 anni dopo, e ti affidi una corona libera. Corona libera, sì, grande affidabilità. No, cioè nel senso che questi qui erano orologi da che... nuovo, sì, con la guarnizione bella lubrificata, sì, ma poi sì, ma qui c'è da farlo davvero anche ogni 6 mesi il controllo, ma, perché sennò qui ci trovavi dentro, sì, ma l'arzelle, sì, l'arzelle, e sapete ragazzi, insisto col dire che l'orologio è fondamentale per un subacqueo, come è fondamentale il manometro. Se ora si usano i manometri per la pressione delle bombole, perché soprattutto se fai delle immersioni fondi, l'orologio, senza l'orologio non fai da nessuna parte, come il profondimetro naturalmente, dopo poi si parlerà anche dei profondimetri, che i profondimetri è sempre prudente averli separati dall'orologio, perché infatti, vedi, ma Steve ce l'ha in mano. Tra l'altro questo orologio non ho mai visto. Ma questo che ci credo? È famoso. Ma non ci credo. Nel mondo del collezionismo di sembra il Krieger, sembra il Vulcan, no? Sembra dall'idea. Sì. Sembra sì, il Krieger. Allora parliamo sembra di il Krieger si chiama. No, il Nautica. No, il Nautica. Che è simile al Krieger. Il Krieger però Nautica. Sì, quello dico, sembra il Krieger. Sì. Allora, a proposito di questo paragone, secondo me è azzeccatissimo. Come orologio esteticamente è stupendo. È molto bello. Ed è analogo al Cricket. Cosa è la differenza Nautical Cricket? Il Vulcan Nautical Cricket.
Sì, cricket, dopo quello lì. Sì. Quello lì. La differenza è che, cosa molto importante, è stato uno dei primi, se non il primo, orologio acustico. No? Io fra l'altro ce l'ho. Cioè, acustico in che senso? Acustico nel senso che te lo impostavi, sì, impostavi nell'immersione, impostavi, sì, un'ora, un tipo di tempo, dicevi, sì, io voglio fare un'immersione là, 20 quarto, 30, ecco, 20, sì, minuti, 35 minuti, lo impostavi e lui quando eri al 35esimo minuto, con un brevetto particolare, sì, perché il Cricket Nautical ha una cassa tipo questa ma è forata. Sì, è forata perché praticamente c'ha una cassa effettiva. Poi c'è un'altra cassa esterna, nello spazio che c'è tra le due casse fa da cassa di risonanza. Esatto. Quindi la prima all'interno suona, lo riceve praticamente lo spazio che c'è fra la prima e la seconda, campana, e quello fa da campana. E sai, nell'acqua il rumore si diffonde prima. Sì, sì. Questo è un orologio, diciamo così, da un punto di vista costruttivo molto più semplice, però ha una caratteristica, intanto è saltarello. Come ben vedete c'ha le ore saltanti, sì. Poi questo qui in particolare è un primissima serie, i prima serie poi vi spiego, c'è un cornavenne fra l'altro, sì, la i primissima serie avevano come emblema qui, sì, un'ancorina, vedete questa ancorina, sì, qui che non è militare, quindi no, sì, molti però dicono errando che è della marina cinese, non è così, questo qui era il prima serie, tanto... E quindi ci hanno messo quel simbolo, c'era quel simbolo lì, per dargli un'idea di marini, sì, di marini, sì, marineria. Tant'è vero che il seconda serie, sì, di questo orologio qui, invece che l'ancorina c'è scritto AMF, che sarebbe una marca anche di prodotti su acqua, sì, maschere, AMF, pinne, eccetera, eccetera. Poi hanno fatto la collaborazione? Sì, 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 però, sì, sì, però è meno bello il seconda serie di questo, perché ci sono delle differenze anche di quadrato, oh, delle differenze anche di numerazione. Ora non mi ricordo esattamente le differenze, ma se li metti lì lo vedi. Questo è un orologio che quando io lo comprai costava pochissimo, ora bello, costa tantissimo. Bello, 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 no, è bello, quello è bello. Quadrante, tra l'altro, posizione perfetta, il quadrante. Ma cintolino è quello che c'è stato te? No, 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 c'è un cintolino che ce l'ho conservato da tanto che è brutto. Non è brutto come questo, ma ci si avvicina, dici? Ci si avvicina. Allora l'ha scelto bene. C'è un cintolino. Una cosa che... Anche questo, come si diceva prima, nonostante tutte le caratteristiche... di quadranti, di tecnologia, però siamo sempre in una cosa. Io non mi ci sarei immerso neanche nella vasca da bagno, so sincero, pur avendo la cassa vide e tutto quanto. Qui ragazzi... Sai, va detto una cosa, che quando si diceva prima Rolex, non Rolex, il progetto Rolex della Corona a Vite non era seguito da tanti all'epoca, anzi, è stata la prima e per un bel po' è stata anche l'unica. Il problema è che poi dopo, se vai a vedere dagli anni 75-80 in poi, tutti quelli che si immergevano avevano la corona a vite, quindi vuol dire che forse era quella la strada giusta. Questa della corona libera era una corona un po' rischiosa per lui. A meno che, sempre per rifare il discorso dei Panerai, si passa dopo guerra, certo, e mettono la esatto, una leva. Una leva a ponte. Per schiacciare bene la corona. Per schiacciare la corona, la quale schiacciandosi gonfia una guarnizione, e la guarnizione gonfiata praticamente va, esatto, a chiudere bene tutto questo, esatto, spazio. Che è la classica leva Panerai. Sì. Esatto, che è la leva del brevetto Panerai. Dopo guerra, eh? Sì, sì, dico, sì, la classica leva che vedi oggi. Perché non pensate che durante la guerra avete come i miei, eh? No, no, no. Sia chiaro. Durante la guerra era la cassa Rolex col coroncione proprio questo. Che proprio di Rolex, tra l'altro. Di questo, la corona cosiddetta 700, sì, o anche 800, che poi era la stessa. Io sapevo 800. Ma 800 perché non c'aveva la numerazione sotto, mm-hmm, cioè questo tipo qui di così sotto era l'800, però è uguale poi alla 700 successiva. E infatti arriviamo finalmente a questo qui che è. Questo il è per il fiascaldino, no? Com'è? Questo si infia a scaldino? Quello si infia a scaldino. Ok. Quello serve proprio per fare la vera prova subacquea della Rolex con la macchina Rolex. Che ha un numero, è la 1000. La 1000, molto bella, molto, sì, molto bella. Era per fare le prove di prova subacquea, infatti c'era il manometrino, ti pompavi l'aria dall'altra parte con la manopola nera. Come mai due stanghettine? Perché una poi dopo lo
praticamente te lo azzerava, ti mandava fuori l'aria praticamente. Ma io ci sta che ne abbia visto una con la manopola. Sì, sì, anche sola. Da te? No, forse sei? Non da me, ma su un vecchio... Era quella prima? Sì, quella prima non aveva la seconda... La levettina. Levettina, esattamente. Funzionava perfetto, uguale, sempre a pompare come quello lì, però non aveva la seconda levettina che decomprime. È bellissimo vedere come la Rolex cataloghi tutto. Cioè sì, anche... Sì. Cioè persino... Infatti si vede... Ci vedete, no? Che sì, hai preso da poco cataloghi, sì, insomma, le Rolex anche sui vari attrezzi. Praticamente loro avevano fatto questo... Ma questa brevetto. La davano ai concessionari? Questa la davano ai concessionari. Ma non ai riparatori, ai concessionari? No, no, ai riparatori dei concessionari. Ai riparatori che normalmente dei... erano, diciamo, ordinavano su licenza del concessionario tutti i pezzi, compresi i macchinari, bello. Quindi quello che gli serviva tramite l'avallo del concessionario. Difficilmente lo facevano direttamente da soli, difficilmente, tranne che non ci fosse magari uno della ditta che faceva l'orologiaio, se no non potevano, okay. Doveva essere timbrata da loro. Questo è il 6-5-3-8. Questo è quello di James Bond. Oh, no? Bravo, bravo. Il cosiddetto coroncione. Questo è il vero James Bond. Questo. Non quello il 6-5-3-6, no? Che non anche non quello lo chiamano... Sì, lo chiamano Bond, ma questo è il vero. Quello sarebbe suo. Oltretutto questo orologio ha comprato, indovinate da chi? Da Steve. Da Steve? No. No. Pietro? Neanche. E allora questo orologio qui vi racconto il colpo. Lo vedo appena arrivato da Londra fresco come le uova. Giacomino, aveva provato. Io vedo l'orologio e dico, ma cane, com'è bello quello. C'è anche il bracciale, suo, ora ci ho messo questo perché ce l'ha proprio. Sì, con quella famosa assettina, vedi? Quella famosa cassettina di bracciale. Un giorno ce la fa per avere. Si fa la puntata di bracciale. Sì. Beh, Silvio, ma te qualche bracciale GS viene con una scatola così? E vedo questo orologio. Vedo questo orologio. Lo prendo. No, mi vergogno a dire quanto l'ho pagato perché l'ho ritrovato tempo fa il prezzo di questo orologio. No, ma diciamolo. Ma direi. Io lo direi. Dimmi un po'. Vediamo se ci azzecchi. Non ne ho idea. Non ne ho proprio la più cosa. 800.000 lire. Io lo vedi, dissi, questa roccia per mica, a me non mi si è a polso. E non c'è più uscita. Arrivo a casa, non faccio a tempo a levarmi la giacchetta, la mia moglie vede l'orologio e mi fa, mio! Ma dico mio che? La giacchetta, dico la giacchetta. E piglia l'orologio. A quel tempo, pensate voi altri, a quel tempo, non ce l'avevo già degli altri, dico, ma insomma, sai che c'è? Se gli garba, glielo regalo. Passa un po' di tempo. E l'orologio vedo che... Smonta la febbre all'orologio. E arriviamo a 1.000 euro. Un giorno siamo al mare e ti vedo la mia moglie che nuotava, sai, con l'orologio al posto. Col 6-5-3-8 dicembre. Ma è subacqueo. Allora... Sono convinto si è rovinato la giornata al mare. No, ma lì... Allora... Io non dissi nulla perché andare a toccare l'orologio era come andare a stuzzicare un cobra, un crotal, no, non dice nulla. Siccome però lei è distratta e poi non sa che gli ho dato. No, ma ora scherzi a parte, una sera se ne avete voglia ve li faccio vedere, ma c'ha diversi orologi. Si sta registrando, non devi dire cose che poi no, rivede. No, ma non dico nulla. Un'altra volta uno Jäger Lecoultre meraviglioso degli anni 30, preso da lui insieme alla mia moglie, non arrivavamo in fondo a via Fillungo che la faccia al pozzo. Duplandoro. Bellissimo. Col bracciale. Ghiso Montevideo. Te lo ricordi? Ghiso Montevideo. Bellissimo. Sì che la mia moglie ha fatto. Ho visto a te. Può darsi? La foto. Sì. Mm. Insomma, per farla breve, in questo orologio lei se lo scorda, io lo chiappo e Non c'è propria, diciamo. Passa un paio d'anni e fa. Ma io ci avevo un sammario. Ma te dai i numeri dall'otto? Dico, ma che te sammario ci avevi te? Sì, fa, ce l'avevo il San Mariner, io ce l'avevo, ce l'avevo. In quei casini lei me lo chiede a me. Se lo tenete, dice, ma io ce l'avevo, non so mai. Ma non mi ricordo, sai, come devo rispondere, non so mai come devo rispondere. No, sempre negare. Sì, c'avevo un San Mariner, dopo poi si finisce con l'orologio perché c'ha delle caratteristiche questo orologio qui. Insomma, per farla breve, l'orologio, eccolo qui. Dopo gli inventai che l'avevo, mi si era rotto l'asse del bilanciere.
ma Beppe non mi trovava l'asse e ripasso un'altra. E lei lo chiedeva a me, ma quell'asse del bilanciere non lo ripari mai? Ma guarda, non si trova, non si trova quell'asse del bilanciere. Ma se te lo dici... Io ci davo schiaffi. Se te lo dici ancora, fa, lo so, quell'orologio lì, porca tia, ma insomma lasciamo stare, lo so. Tempo fa sarà, questa la cosa che racconta lui, come minimo di una quindicina d'anni fa, abbondanti. E non molti anni fa mi disse, ma quell'asse del bilanciere poi non si è mai trovato, del mio orologio. No, guarda, ma veramente non si riesce a trovare. E neanche l'orologio. Lei è ancora convinta che sia dall'orologiaio, io gli affermo che non si trova l'asse del bilanciere. No, te capisci. E lei o non se ne accorgerà. No, per fortuna no. Non quando vedrà questo video. Se vedrà la puntata, io credo che lui sarà bravo a non fargliela vedere questa. No. Fagli vedere una prima, cioè quella che si fece quella lì è quella dei militari. Ecco. Non quella dei subacquei. Questo orologio, fra l'altro, è un... Cioè, questa è una digressione, ve la dico così. Secondo il mio modesto parere, e quello credo anche del mio amico fraterno Giuseppe Carli, è a posto, è perfetto, anche il quadrante è perfetto. Però l'hanno visto alcuni soloni, quelli di prima, quelli di qui sopra, e naturalmente me l'hanno criticato, sì, perché mi hanno detto, ma qui ci dovrebbe essere scritto Swiss e basta. È vero, perché quelli sono quelli più comuni, cioè quelli che si vedono di più. Però loro si dimenticano che esistono anche degli orologi di transizione. Tanto è vero che questo qui è un orologio che ha la minuteria chiusa, però c'è scritto Totti Swiss meno 25. Perché? Perché nel 62 cambiò. La legge, diciamo. Sì, la legge. La legge. Questo qui è il trizio meno 25. Quello dal 62 e 63. Sì. Quindi questo qui è un orologio che oltretutto ha il quadrante suo, la ghiera sua, perché era scolorita ma è rossa. In più c'è anche la sfera dei secondi, lollipop. Sicuramente invenduto prima del 61-62, sì. Modificato subito. Dalla Rolex, quindi messo subito il quadrante su. Questo è uno tra, onestamente mi dispiace dirlo, non è elegante, ma è uno dei più belli che io ho visto in circolazione. Sì. Questo è quell'altro che hai preso. E che ce n'è un altro, se peccato che è della tua moglie. Se peccato. Ce n'avrei anche un altro, vedi, io come dice Peppe, ce n'avrei anche un altro, ma quello è cassetta, quello però... non si sa neanche che l'ho comprato. È meglio tagliare questa parte. Passiamo un altro orologio. Dove si va, Steve? A un Everard Scaphograph 200. Ecco, questo per esempio è la prima volta che lo vedo. Ma ti guarda che condizioni è. Questo c'ha il suo bracciale, che io non mi ricordo se è un GF. Forse sì, forse no. GF che vuol dire tra l'altro che non si è nominato. La pistolina del camoscio. Io non ci vedo nulla, guarda. Che è uno dei più famosi produttori di bracciali. Che Patek, per Patek l'ha fatto. Jeff faceva forse anche 15-18, tra l'altro. Sì, l'ha fatto per diverso. No, non è Jeff. No, vabbè. Comunque è un Everard, è il suo bracciale Everard. Sì. Modello depositato brevettato Everard, ma... Ce lo fai vedere Jusix. No, ti ho detto una cosa però, scusa. Ecco, no, c'è la cosa, che non esca la lanza. Così. Non è granché come bracciale, mentre secondo me è bello l'orologio. Raccontami un po', dove l'hai trovato? A Montecatini. Beh. Sono trovato a Montecatini di un ragazzo, diversi anni fa, che frate era anche un collezionista, e mi disse, prima mi disse che non lo voleva vendere, poi che lo voleva vendere, poi alla fine gli disse, guarda, ascolta, io non... Uguale all'Omega. Proprio che è bello. Però... È molto bello. Gilt di quadrante, numeri in oro. E anche questo, come ben vedete, la similitudine con Rolex, c'ha la lollipop. Sì, grande. È un bello orologio. C'ha le alze tipo qui militari, le paranze fatto in questo modo. Sì, tipo nato. A me piace molto come orologio, io sono sincero. Ora mi dispiace. Sembra l'Omega. Sì, lo ricorda vagamente. Però poi fra l'altro questi qui trovarli... Sì, più il militare. Successivo. Più il militare, il 300. Non è agevole trovarli questi orologi. No, ci credo. Ormai non è facile. Poi in queste condizioni. Sì. E questo qui di mare ne ha visto poco. Poco. Forse è cartolina. E quello è un po' da Montecatini, ma non c'è. Bello.
Allora, questo qui è un bello rosso, però ecco. Ora c'è molto mercato su questi qui subacquei tipo Everard. Ti ricordi a Parma? Se ne parlò nel primo episodio di Quintarabella. Vero, vero. Ti ricordi a Parma? I soldi che chiesto un'ora, vabbè, a Parma ho fatto testo, per l'amor di no, Dio. No, però insomma ti dà un po' un indirizzo per quello della tendenza. Bisogna andarci a Parma dopo Covid. Ma sì. Lo faranno? Se lo fanno, se ci vanno, andarci perché vorrei vedere settembre, che anch'io ci voglio. Perché secondo me. Ma quello noi, e Beppe, se no, non apre Parma. È come offerta, capito? Secondo me c'è le montagne russe. Non dubito. Ma di testi trovati, pensi che ora non venda qualcuno e ci sia più roba da comprare? Ascolta, sì, ascolta. Però se ti vendono un orologio che costa 1.000 euro, no, ma noi si va a vedere, no? Ascolta, vedere se no, gira a Parma farà sicuramente. Sì, sì. Questo bracciale qui, se lo trovi, ti chiedono tanti soldi, perché sì, non ci sono più. Sì, è lo stesso brevetto, quello delle ultime quattro maglie dell'Omega. Sì, quello che si fa. Sì, sono elastiche, c'è anche il sistema un po' elastico. Dove si va? Passiamo al Rolex, passiamo a 5508, però noto che qualcosa di particolare. Bravo, allora, 55... dimmi un po', che c'ha di particolare? Io credo di non aver mai visto un 5508 con quattro linee. Bravo. Infatti è il primo superlativo cronometro che arriva. Ah, esatto. Esatto. 5508, 4 linee. Parlatecene un po'. No. Questo qui l'ho comprato dal mio amico Stefano Mazzarioli. E vi dirò di più, che non l'ho neanche comprato. Si è fatto un cambio. Io gli ho detto in cambio, alla pari, una Triumph Bonneville. Ti ricordi? Moto, sì. Moto d'epoca. E lui mi ha detto alla pari questo qui. Parlo di più di 10 anni. Ok, che ci ha fatto l'affare. È andata meglio a lui. Hai fatto l'affare? Sì. Beh, a oggi, cioè a sì. Questi... A valore, insomma, che hanno parità di valore. Sì, la bolla non è sicuramente aumentata così tanto. No. E quindi faccio il macchame, a lui gli piaceva la motocicletta, a me piaceva l'orologio e l'ho preso. Quello che ha di particolare, veramente particolare, questo orologio è che è un quattro linee. Cioè è ufficiale se ti fa il cronometro, cosa che normalmente non è, come del resto quello che ha Beppe, che è quattro linee, anche quello è quattro linee. È più recente. Più recente, però anche quello è quattro linee. 55-12, quattro linee. Sì, ma anche questo, cappello in terra, gilt. Sì, ma... Ormai non si può dire. No, ma ho detto una cosa, cioè in questi anni questa marca come... estetica faceva più belli orologi che ha mai fatto. I gilt degli anni a cavallo fra i primi anni 60, anzi la fine, allora, fine anni 50 i, fino al 67-68 sono allora te vieni dopo è un altro discorso, però ecco, se uno dovesse vendere un orologio come questo può naturalmente a testa alta chiedere delle cifre, ma anche perché sono probabili. C'è anche quello che ci piace a noi, no? Ciao, cioè, poi in quelle condizioni lì, no. Comunque. Poi se lo trovi... No, chiedi le cifre per quello, perché uno non è che ne trovi 10. Si parlava di Parma, se a Parma trovi uno di questi qui tre orologi... Senti fa boom. Senti fa boom. Ti pensate andare via, vai via sverniciato, ecco, no. Vero. Questo non vuol dire... Perché poi, ragazzi, facciamo un discorso, voi siete molto giovani. Allora, un conto è dire un conto è dire quanto vale un orologio, così come quanto vale una macchina, come quanto vale qualsiasi cosa. Un conto è di quanto realizzo da. Sì. E c'è la sua differenza. Questo si parla spesso di questo discorso, che si vedono orologi a cifre insomma veramente alte, però alla fine quando uno deve essere, cioè deve andare lì e pagarlo, bisogna vedere quanto poi gli offre alla fine. Perché ti danno, magari ti danno un altro orologio e soldi, la moto e soldi, nessuno mi viene di mettere questo orologio qua in vendita a 30.000 euro su internet, dove vedete se qualcuno per un po' per 30.000 euro. Capito? Oppure se ti dà cambio pappagallo, canarino, il topo, e allora è un altro discorso. Io figlio canarino. No, è diversa la faccenda, quelle sono cose pratiche, però naturalmente qui stasera abbiamo al polso e non degli orologi particolari. Sì, questo è bello e particolare, è bello e bellissimo quello che c'ha Beppe, sono orologi particolari, a chi piacciono gli orologi d'epoca. Io adesso passo. Questo parla lui perché non è mio. Non tanto per quello quanto lo per sai te. Che ce l'ho anch'io però. È bello.
Ma va? Ma è bello. Ma ti sei sforzato così forte? No, ma guarda che... Però, ma questo è bello, vero? C'è anche qui, però. C'è anche io, uguale identico col bracciale, però. Questo infatti, ti prende. No, questo è anche per uscire, diciamo, dal... dai soliti Rolex. Questo a me mi dà l'impressione e la sensazione che mi dà questo, vedi questo? Sì. A me mi dà questa sensazione, cioè prende. L'orologio diverso, sì, però di una certa importanza. Esatto. Con questa serie di Rolex, dell'Omega Seamaster. Siamo stati bravi, eh. Sì, ne abbiamo pochi. Rolex, siamo stati bravi, che c'è giusto. No, beh, cioè qualcuno sì, ma insomma non esageratamente. No, ma non vanno mai esagerate le cose anche per far vedere altri oggetti, no? Perché il mondo non mi ha fatto solo di Rolex, ragazzi. No, no, chiaro. No, anzi. Ora, io che mi metto Rolex sarà stato 4 anni tutti, ma ci sarà... siamo all'Omega, ragazzi, ma e tra l'altro l'Omega, ma l'Omega ha fatto come l'Ogina ha fatto dei grandissimi orologi, grandissimi orologi, grandissimi. Questa è una prossima volta se ne vedrà, non di Omega di sì, comunque sì, è pulito, vedi, allora questo praticamente è l'Omega, il primo della famiglia Seamaster, sì, primo modello, prima serie della famiglia Seamaster, è il Seamaster 300, la prima serie con queste belle lancette, sì, sono un po' particolare e un po' anche una ghiera che non si è vista spesso. Bachelite con questa specie di riquadrino sotto, che ricorda anche altri modelli, però questa aveva sia la bachelite che il riquadrino sotto a triangolo come questo. È stato un orologio abbastanza, diciamo, che piaceva molto nell'epoca, quindi abbastanza acquistato. Non aveva neppure lui la corona a vite, va detto, che arriva addirittura due modelli dopo. E prima arriva per una versione militare che poi viene estesa anche alla versione civile. Esatto. Questo era un orologio che forse esteticamente è tra i più belli. È bello, anche secondo me. È proprio bello, sì, pulito. Mamma mia, se è bello quello. Sì, sì. Come l'orologio estetica sia uno... Ma che tu sappia, Peppe, una domanda ti faccio. Questo modello qui l'hanno mica mai fatto per qualche corpo militare straniero anche, eccetera? Non mi ricorderei io. Perché io in memoria, ma mi posso sbagliare. Non puoi dire cavolata, ma può darsi Afghanistan? No, quello ce l'ho io. Sì, no, lo so. Che è Omeghino. Sì, però non dico l'Omeghino. È l'Omeghino. L'Omeghino, non ricordo il nome. Beh, è un classico solo tempo. Solo tempo, sì. Master. Solo tempo può essere, sì, benissimo. Sì, sì, master, sì, però... Però mi sembrava comunque Afghanistan. Io non vorrei dire cavolata. Ma questa serie non vorrei dire cavolata, però mi sembra di aver visto anche a me qualche immagine, ma sul fondello, però non, sì, sì, non sul quadrante. Tipo, ma posso dire una sciocchezza? Forza era brasiliana, una cosa del Perù. Quella è del Daytona. Quella del Daytona. Sì, no, ma no, è il Perù. Anche Perù, per altri orologi. Sì. Sì, sì. Non lo so, non me lo ricordo, anche perché forse anche metterci in questo orologio le assegnazioni sarebbe un po' un problema, eh? Trovi neanche lo spazio. Sì, perché è tanto, sì, scritto. No, ma io ho in mente, ma mi sbaglierò, che sai quassù, senza metterci assegnazioni, come forza, sì, aerea brasileira, ci fosse un nome di simbolino. Tipo... Sì. Ora, quello del suo afghano c'ha quella specie di... C'ha quella cuspide. Quella cuspidina, diciamo, con le tre letterine dentro. Mm. Sembra quasi un... Ma si controllerà meglio, però... Sì. Comunque, sì, quell'orologio lì è un bello orologio. Sì, è bello, bello. Ma bello vero. Esteticamente uno dei più belli. Anche secondo me. Anche secondo me. Direi che i più belli fino ad ora sono stati questi due qua. Sì. Cioè il 6538... Ma che questo, è Peppino? Sì. Sì. Ti no, te non c'è tanto simpatia per i sub. Io divido i sub, cioè quelli con ghiera, da quelli che sono orologi con la quale puoi andare sott'acqua. Questo, come si diceva prima, è un orologio che è ottimo, c'ha un sacco di scale importantissimo per il subacqueo, ma effettivamente per il subacqueo, secondo me, si intende più una ghiera anche sfavorevole. Vi do una notizia che io ho visto e ho chiesto conferma e è vero. Lo sapete? Lo saprete. Che il primo... Dov'è? Dove sei? Eccolo qui. Il primo Everard 100, Scafograph 100, è nato, un po' diverso da questo, più piccolo. Io l'ho visto a un'asta e ha fatto una cifra da tipo... Un sacco di soldi. Ma un sacco, eh? E era più piccolo di questo, casa completamente diversa, tipo questa, chiaramente, completamente diversa, non con le ansie a elica, più piccolino, subacqueo, nato senza ghiera. Io pensavo, appena lo vedi, che la ghiera fosse saltata via. Era senza ghiera. Che subacqueo era? Senza ghiera.
Ma neanche dentro? Negli anni 50. Probabilmente loro facevano affidamento in questo modo, facevano affidamento solo sul quadrante, con i tempi di immersione presi soltanto sul quadrante. Probabilmente. Ti ricordi una marca famosa come la Zenith? Il primo subacqueino che faceva era l'S58 che ti si vede anche a palmo. Sì, per lui ci si riconobbe, mancava la ghiera. Perché mancava la ghiera, bravo. Ma i primi modelli dell'S58 erano senza ghiera. Anche quelli? Anche quelli. La seconda serie, sempre S58, ci misero la ghierina. Allora quello che si vede noi poi andasse bene. Però c'era uno scalino che secondo me lì mancava proprio. Che poi anche lì c'è altro, a proposito dei Soloni, no? Che io li voglio bene a Soloni. Un giorno uno di questi Soloni mi disse, ma lo sai cosa vuol dire S58? Dico, no, dimmelo, mi fa piacere. Sikorsky 58. Sikorsky, gli dissi. L'elicottero! Chissà dove l'ha... se l'ha inventata! Perché è una sigla della Zenith, perché ha messo sul ruolo! Che ne ha detto? Che ha detto? Che gli hai detto subito di rimbalzo? No, io sono rimasto basito, ho detto no! Mi sembra strano un subacqueo che va su un elicottero, però se te lo dici, te sei, come dire, una Bibbia umana, va bene, io mi sono formato, è una sigla interna alla Zenith, no, tanto per dire quelli come era la Mercedes Benz, no? In realtà era nato, il 58 sta per l'anno di produzione, prima uscita del modello, il 58. Dove si va? Sempre Rolex, no, si va su un 356/1, praticamente l'ultimo dei modelli senza protezione alla corona, quindi in pratica è l'ultimo, non abbiamo visto già un 658 e qui 60. Siamo già nel 61. E questo è simile. Chi è nato Beppe? Sì, avevo anche già un anno. No, veramente in realtà e questo è simile a dicembre. Questo è come Roche, è molto simile, sì, al 5501. Ma perché la cassa più o meno è quella, è leggermente più bassa, questa è leggermente più uguale. Solo in realtà che spesso è leggermente più bassa. Però è l'ultima serie, praticamente siamo sempre con la cassa, diciamo, senza protezione, corona piccola, non più come quella del 38, coroncione, e quadrante gilt con la minutiera chiusa. E invece qui avevi Nanno. E io questo Nanno. Invece? Questo invece, onestamente, di tutti gli orologi è quello che veramente non dovrebbe essere qui, perché non ha proprio... Però è stato il mio primo orologio, ed era un subacqueo, come si vede, a doppia corona, una delle due con un sistema, direi, veramente poco costoso, bloccava la ghiera, tac, bloccava la ghiera. Ma che marca è? Sicura. Sicura, sai come si chiama il nome del modello? Submarine. Senza la R finale. Sicura Submarine. Praticamente aveva. Ma bellino però, bellino, brutto, piccolino, chiaramente era piccolino. Questo è una che sia piccolo. 11 anni. Cioè, non è da per 10... bambini comunque come orologio. No, era è strano che sia nato un subacqueo. Allora, ma il cinturino aveva quello lì? Aveva questo qui. Ho scoperto che esisteva anche la versione grande, che era grande più o meno come lo scafograf. No, però prima era piccolo. Ed era anche abbastanza bellino. A me mi regalano questo. Non prevedeva che crescessi, si vede questo. Però questo qui era carino perché aveva... Ma l'avevi in negozio o invece... Cioè, no, eravamo concessionari. Ah, concessionari ecco, della sicurezza. Era in negozio. Sì, eravamo proprio concessionari. Bellino, ma... sì. No, era carino. Ma li facevano anche più grandi o quella era la misura... No, questa era la misura più piccolina, la misura media, diciamo. Poi c'era una misura grande tipo questa, un pochino meno di questa. Però sempre con la ghierina girevole. Ed era carina questa ghiera perché aveva la prima parte con la minutiera. Dopo 45 minuti... c'era il conto alla rovescia per la partenza delle barche da regata. Infatti è rosso. È diviso di 15 minuti in 15 carino, minuti con carino. I primi minuti carino. Messi in evidenza. Minuto 4-5. Ganso. Sempre belli gli orologi verificando il conto alla rovescia. Poi con l'interno vedi così color arancione. Vabbè, però è chiaramente un orologio iper economico per l'epoca. Ah, bellino però, molto bellino. Sì, era carino. Sarebbe suo, Sì. Beh, sarebbe stato. Questo è proprio, mi sa che... Questa è la differenza, che oggi se lo volessi vendere credo che non lo comprerebbe neanche nessuno. Ma anche di. Però qui è tuo, non ci si fanno. No, questo, ecco, questo è un non ricordo. Lo venderei perché era il mio orologio. Ma questo è un ricordo, no? Ma che c'entra? No, farebbe male a venderlo. Per dire che al di là di tutto, chiaramente poi nella vita colleziona tutto, ma il primo orologio era un subacqueo. Che era questo qui. E mi ricordo che c'era scritto 400 e io quando andavo a scuola, che la gente magari diceva, i ragazzini mi dicevano, ma che orologio è 400 metri? Che secondo me questo di 400 metri neanche per così nell'acqua. In orizzontale forse 400 metri in acqua ce li facevano, ma forse. Sott'acqua no. Sott'acqua no. No, ma è molto carino. Era carino.
Che hai pescato? Ascolta, pesco questo orologio che tra l'altro, noto subito una cosa, che ha una specie di canale, sì. Non so come profondimento. Che è il profondimento, non si è visto per un orologio. No, per ora non era mai insomma, apparso. Questo... Tanto beh, sono orologi rari, no? Sì, con profondimetro, no? Come? Sono rari gli orologi con profondimetro. Sì, 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 sì. Sono rari e pericolosi. Perché? Perché? Perché prima di tutto la lettura. Okay. Il profondimetro, ragazzi, è la cosa fondamentale. Questo ho visto. Una cosa fondamentale perché te devi sapere esattamente se sei dentro la curva o fuori della curva. Sì. Quanto sei, sei pensate solo una cosa, allora vi dico una cosa. Un gruppo bombole, normalmente, che è 400 litri d'aria, a una profondità intorno ai 18 metri dura tranquillamente anche respirando male, anche respirando, insomma, anche a chi non è allenato, dura tranquillamente 4 ore, 3 ore e mezzo. Mano a mano che scendi, quando arrivi a 40 metri, quando arrivi a 50, quando arrivi poi arrivi a 100 metri, siamo nell'ordine di 40 minuti, 30 minuti. Respiri più velocemente. E assumi anidride carbonica. Ragazzi, il problema del subacqueo è che... Allora, cos'è l'embolia? L'embolia, che si chiama embolia gassosa, perché sono due tipi di embolie. Grassosa, che è quella delle ossa. Quando ti tronchi un osso, l'embolo è interno al midollo osseo. Quella gassosa è quella dei subacquei. Il mal del cassone, sapete, ve la dico così. Chi furono dove la prima descrizione del mal dei Cassoni, dove si chiama mal dei Cassoni, perché? Perché avvenne quando costruirono il ponte di Brooklyn nel 1800, okay. Non mi ricordo, che questa gente andava, cioè non con le mute, tranquillamente, nei cassoni di cemento per mettere i piloni del coso. Però logicamente scendevano sotto nel fiume, no? E venivano su. E venivano a sincope, rimanevano paralizzati. E te ne dici, ma che è successo? Ma io non l'ho conosciuto. Perché, logicamente, loro non sapevano niente di questa cosa. Te quando respiri un'aria, diciamo, superiore all'atmosfera, aumenta l'anidride carbonica. Sì. L'anidride carbonica, quando che è nel sangue, quando ritorni a un'atmosfera, nel sangue fa le bolle, come la Coca-Cola quando la agiti, sì. E ti blocca, ti paralizza. Tanto vero che io ho avuto la fortuna di conoscere all'Isola d'Elba, tanti tanti anni fa, quando facevo le immersioni, un vecchio subacqueo che era ancora all'aro, il quale, c'era una persona anziana, aveva una certa età, la mia età di ora, 65 anni, ed era, quando era insomma, all'aria, mezzo paralizzato. Cioè c'aveva un braccio, una gamba, proprio paralizzato, strusciava la gamba. Quando si metteva la muta e scendeva sott'acqua, dopo una certa profondità, dopo i 20 metri, gli si scioglieva tutto. Cioè a dire, muoveva tutti gli arti esattamente come lui. E la pressione gli comprimeva naturalmente quelle vene e quelle arterie dove c'era la bolla d'aria. La bolla d'aria ci restava, però il sangue rifluiva. Non sapevo. E io ti dico una cosa, personalmente ho avuto una paura. Però si muovevano in automatico, cioè neanche muovevano. No, li muoveva come li muovevamo noi, sì, all'aria. Comandava lui. Li schiacciava alla volla e il sangue ripartiva. Giuseppe. Eh sì, no, però un secondo del Deftomatic. Ci sarebbe l'ultima cosa da far vedere. Sì. Dai, siamo ancora il penultimo, però questo. Vai. Non se ne è parlato perché sei solo che c'aveva il praticamente Vessosta. Il profondimetro. Profondimetro. Come ti è venuto in mente? Cioè, è venuto parole a caso. Che la particolarità è che c'ha un tubino esterno dove entrando acqua e da nuovo, essendo il tubino di plastica, più diciamo trasparente di come ora, ti dava sulla ghiera la profondità. C'è un foro d'ingresso, Sì, sì, c'è un foro d'ingresso che è di qua, praticamente, e man mano la scala della ghiera ti dice un metro, due metri, tre metri, quattro metri, fino addirittura a 200 metri. Mamma mia! Questo era il Deftomatic, doppia corona,
di cui ma la prima l'hanno mai usato per andare sotto, secondo te? Ma secondo me qualcuno sì, usato, perché vedo che è bello, diciamo, però io ti dico una cosa, Peppe, io l'ho avuto questo orologio, sì, qui. Il mio, fra l'altro, secondo me, era più bello, perché aveva delle sfere particolari, aveva delle sfere a triangolo. A triangolo. Così qui, secondo me... Probabilmente, ci sono state tre serie, certo, questo, ho visto che ci sono state tre serie di queste qua. Questo credo che sia la seconda serie. Ah, ecco, polaccio. Un orologio che, secondo me, insomma, esteticamente ha un suo, sì, bello, suo fascino, bello. Però... Giuseppe, stasera pesco io. Che hai portato? Anzi, la vostra combinazione cosa ha portato? Vabbè, praticamente qui siamo in... Siamo in Svizzera. In coppia praticamente io e Silvio, perché io ho portato la macchina per fare la prova subacquea di questa marca, della Glycine. Che della Glycine c'era, cioè non solo, cioè c'era tutto. E lui c'ha l'orologio Glycine, quindi siamo veramente l'accoppiata vincente. Quello praticamente era una, come quella che abbiamo visto prima per la Rolex, una macchina per fare la prova subacquea con un sistema diverso, che mentre nell'altro la pompavi l'aria nel cilindro pieno d'acqua, in questo invece facevi proprio questo. Arrivai fino a fine corsa. Arrivai fino a fine corsa, praticamente saliva la pressione, poi la riavvitavi, certo, e quindi creavi la decompressione, e se c'erano le bollicine che venivano su, vuol dire che l'orologio aveva una guarnizione che era saltato o qualcosa. E questo orologio qui è comunissimo, no? Allora, è particolare la macchina perché è proprio quella della Glycine Vacuum, che faceva poi la Bergeron Svizzera, che fabbricava più o meno tutti. E invece l'orologio è un orologio, direi uno dei pochi pezzi, vero? Sì, l'orologio, questo qui è un articolo che brevemente, se abbiamo un attimo di tempo, vi leggo per sommi capi. Pare che ne abbiano fatti 20 pezzi, in totale. 20. È limitato veramente. Sì, questo qui sì. Allora, questo qui è 44 mm, Glycine per SOS. L'SOS è una ditta che fa ancora materiale subacqueo. Maschere, bombole, eccetera, eccetera, eccetera. Automatico, ETA, 500 metri di profondità, cassa compressor. Probabilmente, vi leggo l'articolo che ho trovato, l'unico, probabilmente ne sono state assemblate poche unità. Quali prototipi nel 73? Marcati Glycine e sembra anche Seksima. Senza sembra, perché io l'ho visto Seksima. Ah. Ce l'ha un mio amico il Seksima. È uguale, però si chiama Seksima. Sì, sì. Stesso movimento, stessa cosa c'è. Prototipo voluto per esigenze della ditta SOS, SOS, strumenti ottici subacquei, di Torino, che produceva strumenti tecnici per sommozzatori. Ecco, questo è interessante. Forniva tra l'altro la Scumapro e la Cressy. Famosa questa ditta per aver brevettato il Poseidon Diving Decompression Meter, brevettato nel 60 e fornito alla US Navy. Oh. Anche quello sarebbe interessante avere. Addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Dotato di una sola cassa in metallo nera sopra la carro, una ghiera intermedia, ecco, fatto è quello. Si può girare in senso orario di 90 gradi per permettere lo sblocco della lunetta, in modo da impostare in maniera sicura il tempo di immersione. Geniale, è un blocco. Geniale, come... Sì, sì. Cioè, te impostavi il tempo, come poi giravi la lunetta a quella nera e te lo bloccava. Stavi anche sicuro. Se urtavi in una roccia da qualsiasi parte. Non hai il problema. A differenza di queste qua che... Logicamente con una vite e fondello con brevetto compresso. È molto raro come l'orologio. Molto raro, sì, anche particolare, con i colori, perché ci ho trovato un cinturino perfetto. Non perché me l'ha fatto fare te. No, sì, però è sicuramente non l'ha fatto fare dove ha fatto quello. E quale? Questo? No, no. Ma che sicuramente non l'ha fatto fare dove l'ha fatto. No, l'ha fatto fare. No. È la solita. Secondo me la mano è la solita, però. È l'occhio. Questa è tela gommone, arancione identica. È bello, è bello. Devo dire, l'accoppiata è... Si è chiuso molto bene, perfetto. Sì, esatto. Si è chiuso con un orologio, sì, diciamo, un po' particolare, un po' prototipale. Sì. E devo dire, abbiamo chiuso la puntata di stasera, ma abbiamo aperto gli anni 70. Esatto. Anni molto, diciamo, per il subacquei, sì. È molto ricchi di orologi subacquei. Quindi si torna. Si torna per la prossima per puntata con gli orologi degli anni 70. Sì, il subacquei degli anni la prossima 70. Volta però si fa una cosa, la pizza si mangia qui, si fa più presto, perché sennò... Sì. Se no sono mezzanotte e 20. Tanto adesso c'ha che pizza vuoi, tanto dentro. Io crudo in mascarpone e come crudo sempre. Crudo in mascarpone come se piovesse. Pietrino me lo dirà. Beppe anche. Ci si organizza.
Noi allora alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.